Sfide memorabili. Dalla Galassia vi consiglio di seguire Sfide Memorabili, che noi qua lo seguiamo e ci tiene tanta compagnia. Ciao ciao ragazzi, è il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Volevo ringraziare Sfide Memorabili per la meravigliosa intervista e soprattutto volevo consigliarvi di seguirli e assolutamente likeare tutti i suoi video. Ciao ciao! Ricordatevi di seguire Sfide Memorabili su tutti i loro canali, su Facebook, su Instagram, su Twitch, ovviamente anche su TikTok, perché pubblicano cose veramente interessantissime. Vuoi scoprire nuove storie? Vuoi trovare nuove avventure? Segui Sfide Memorabili. Ciao, seguite Sfide Memorabili. Ciao, seguite Sfide Memorabili. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, vi invito tutti quanti a seguire il profilo di Sfide Memorabili perché ci sarà da divertirsi. Vi invito a cliccare adesso e ci vediamo. Ciao faccia da nerd, ben rivisti tutti quanti e sono qua per ricordarvi di mettere un like, un piace o qualsiasi cosa che piace a voi, Sfide Memorabili. Perché? Perché si parla di videogiochi, si parla di cosplay, si parla di sfide. Sai, si parla di sfide. Per cui, perché non mettere un like a una sfida? Cosa vi manca? Sfidatevi! Like a voi! Ciao ragazzi, ciao ragazze! Se vi è piaciuto questo contenuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, Twitch e su tutti i social di Sfide Memorabili e mettete un clic sulla campanella per rimanere aggiornati con tutti i nuovi video e i contenuti del nostro canale preferito. Ciao! Seguite Sfide Memorabili. Ciao a tutti, seguite Sfide Memorabili, una pagina nerd che piace a noi, proprio noi che siamo dei nerd, quindi, e non solo cose nerd, anche cosplayer, quindi contenuti sempre aggiornati e appunto sul mondo nerd e cosplay e molto altro, e anche videogiochi. Seguite Sfide Memorabili. Ragazzi, volete seguire una pagina un po' diversa dal solito con interviste divertenti? Seguite Sfide Memorabili, mi raccomando. Buonasera ragazzi, qui Brazumaki Kos Lisa Chamoe. vi invitiamo a seguire la pagina per Sfide Memorabili. nuove intervviste. Seguite il canale di Sfide Memorabili, mi raccomando. Seguite la pagina di Sfide Memorabili, altrimenti verrà Arles. Sì, e vengo a salutarvi la sera e vi vengo a dare la buonanotte io poi. Ok? Quindi seguite la pagina. Mi raccomando, e che Atena vi protegga sempre. Ciao amici, seguite Sfide Memorabili. Ciao ragazzi, mi raccomando, seguite la pagina di Sfide Memorabili e rimanete aggiornati sulle novità di questa fantastica pagina. Patetici mortali, seguite Sfide Memorabili. Ciao a tutti ragazzi, io sono Valentina, alias Godness of Chaos, e vi invito tantissimo a seguire questo fanciullo qui, ovvero Sfide Memorabili, perché è una persona fantastica. E niente, mi raccomando, seguitelo perché tra poco è già uscita su Twitch e domani sera alle 20 uscirà la mia intervista, quindi forza ragazzi, seguite tutti. Non so che altro fare. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video intervista cosplayer. Stasera Ciao. abbiamo Matteo Torri, Esatto. Ciao a tutti. che come potete vedere è alquanto bizzarro come... Oggi sì, oggi particolarmente. Io di solito chiedo ai cosplay intervistati di mettersi in una base di cosplay, giusto per non dare l'impressione che stanno parlando due così. Invece tu hai voluto proprio esagerare, dice, devo Ma in mettermi proprio realtà completo. è a metà perché Vabbè. cioè, sotto sono tipo in maglietta, Vabbè, cioè... sì, giusto, pure io sotto non c'ho i pantaloni, quindi che significa? Ah, vedi? È la classica intervista comoda, no? Della serie. Infatti sono più in ciabatte, cioè... Da qui in su è così, da qua in È giù. il solito smart working. Esatto. Sopra giacca e cravatta e sotto niente. È sotto in mutande, esatto. Ok, io di solito inizio con una battuta i miei video, quindi non ti esento dalla battuta.
Vai. Dato che sei vestito da animale, quindi te la posso fare questa battuta. Sai come paga un lupo? Cioè entra in una salmeria, fruttivendolo, quel che sia, prende ciò che deve prendere, va alla cassa e sai come paga? No, mi manca questa... Con il brancomat. Il brancomat. Ok. Beh, carina, carina. Mi si sono gelati anche i piedi, ma no, bene. Freddura, è che ci vogliono le freddure, però ci vuole anche un minimo di barzelletta. Eh sì. Allora. Non chiedere a me, non sono esperto di barzellette. Ok, ci sono due mosche. Sai che le mosche dove si posano? Sulla sì. Cacca. Ok, quindi stanno lì, ovviamente stanno mangiando quella roba. Ok, beh, buono insomma. Due mosche stanno sulla cacca che stanno pranzando. Quando una di loro fa una puzza. Ah, quella, non sapevo quella a fianco, di questa meccanica. Quella a fianco la guarda e dice, vabbè, ma stiamo mangiando. Dai, questa è carina. Questa è carina, effettivamente. Lo so, è bruttissimo. Rovina tutto. Il pasto comunque. Mi metto lo stesso io l'effetto non è... brutto. Non è carina, effettivamente. Okay, dai, noi abbiamo a che fare con gatti tutto il giorno che non fanno altro che scorreggiare praticamente. Quindi, vale. Ok, dai. Viviamo perennemente. Superato il momento trash dell'inizio, perché comunque io devo istigare un po' il trash. Che non poteva mancare, giusto? Iniziamo un po' qualche domanda, così da farti... Anzi, ti faccio la domanda classica per farti prendere il ritmo di domanda-risposta. Vai. Che tempo che fa? Fuori? Ma perché allora, in casa c'è un po' sereno, fuori non lo so, perché... No, allora, da noi c'è freddo, è venuto freddo, di colpo. E sai che più o meno verso il fine settimana diventerà il ciclone africano? Ah sì? Sì, e tornerai a morirti di caldo. Benissimo, guarda, non vedevo l'ora. Ci vorrebbe un po' di estate. Così, no, perché dici non abbiamo avuto abbastanza, quindi... Ok, dai, iniziamo con le domande più serie. Okay. Non quelle intime e personali, iniziamo con le domande generali un po' per conoscerti. Va bene. Nome d'arte. Ah, ok. Beh, il nome è Matteo. Nome d'arte non esiste. Cioè, su Instagram io sono Matte T proprio, cioè, molto, molto banalmente. Non ho mai avuto un nome d'arte. Anche perché quando aprì Instagram al tempo avevo il mio nome, quindi... E non avevo neanche immaginato poi di fare tutta questa roba qua, quindi alla fine era il mio profilo normale, mai neanche venuto in mente di fare un nome d'arte. Ok, quindi... lo so che non si chiede ad una ragazza l'età, però io sono costumato e te lo chiedo lo stesso. Età? Purtroppo. Età 34. Più grosse me. Sono un vecchio cosplayer. Io ho 32, quindi vabbè. Beh, dai, siamo lì. Vecchio intervistatore, allora. No, dai, superati i 30. I 30 sono i nuovi 15 ormai. Nuovi. Magari. Cioè, a livello fisico, no. Ci cominciamo a rompere. Snicchiamenti vari. Io ho già 60 anni. No, tu le che cicolano, no, che ti svegli al mattino e fai oppola, no, dal letto. È la fine. È la fine. Quella... Di dove sei? Sono di Modena, nato a Modena, originario di Modena proprio. Quindi sei casa Modena. Sono casa Modena, esatto. C'ho solo un edificio qua dietro, infatti. Ok, quindi sei un tenerone. Sì. Beh, tornando al discorso di prima, sei anche un gatto, quindi
E se un tenore e ci. No, non so giocare con i gatti. Ok, facciamo le persone serie, ciò che non siamo, però ci tentiamo. No. Dopo questo inizio così, e no? Infatti, nessuno ci prenderà seriamente. Brutta mai. Fine che abbiamo fatto. Esatto. Allora, come mai iniziato a fare cosplay? Come mai ho iniziato a fare cosplay? Allora, in realtà abbiamo iniziato quasi insieme, io e la mia morosa, la Giulia. Solo che lei ha iniziato un mese prima di me e io il mese dopo, e al tempo non stavamo insieme, tra parentesi. Quindi abbiamo iniziato praticamente che ci eravamo da poco conosciuti, lei con un'amica aveva cominciato a fare un po' le prime fiere, i primi cose così. Sono andato a scuriosare anch'io una volta e preso un po' in là, ho visto che era un mondo pazzesco, ho detto dai, buttiamoci. E ovviamente i primi cosplay erano una roba che, cioè, la maglietta e pantaloncini tra un po' andavo in giro, cioè, tipo... proprio... La però... calza fatta dalla nonna e... No, perché io non ho la nonna come a lei. Infatti io i primi li ho fatti io. Quindi mi sono arrangiato in casa con quello che c'avevo, il cartone. Però sì, diciamo che i primi, se vai a vederli, sono una roba da... Però era così, era per divertirsi. Abbiamo cominciato così e nel 2019. Quindi ho cominciato nel 2019. Sono ormai quasi 4 anni. Sono 4 anni che sei un cosplayer, quindi praticamente hai iniziato a 30 anni. Sì, esatto. Poco prima, tra l'altro, che compiessi 30. Ho iniziato ad aprile, a maggio ho compiuto gli anni. Oh, a compleanno. Compleanno, esatto. Ho fatto il mio compleanno praticamente in una fiera a cosplay, perché poi i primi tempi gira tutte, quindi sei appassionato, quindi vai ovunque. Quindi perciò sì. Praticamente ti è arrivata la crisi dei 30 anni e hai detto vabbè, ora faccio il cosplay. Esatto. No, in realtà a me, ti dico. A me è arrivata la crisi dei 30 anni e ho iniziato a fare l'intervistatore. Ognuno ha le sue. Le crisi. Perché sono, esatto. Sono circa 2 anni che faccio interviste. Ne ho 32, quindi. Quindi hai iniziato a 30, effettivamente, anche tu. Oh mio Dio, come sono brutti i trentenni. Vero, niente, cioè, ci deve essere qualcosa che scatta, sì. Devi fare qualcosa di... devi cominciare a fare qualcosa di fuori. Che poi capisci che la gioventù se n'è andata, vuoi rimanere giovane, e quindi... Esatto. Non ti dico quando arriverai ai 50, sarò ridicolissimo. Ah beh... Certamente. Mi vestirò a trapper. Cominceremo a fare i cosplay quelli dei vecchi. Tipo faremo qualcosa, non so, vintage, no? No, no. Con le barbe bianche. No, quando mai? Gandalf non lo farò mai. Col cappello, dai. Sarebbe carino. Allora, quanti costumi hai fatto finora? Questa è una bella domanda, nel senso che i primi tempi non ne facevo tanti, quindi diciamo che nel primo anno io ne avrò fatti un paio, tre. Poi però, sai, partendo col via, perché poi, sai, faccio cosplay, ma poi insieme anche appunto a mia morosa, facciamo anche altre tematiche. Quindi se ci metti dentro il gotico, se ci metti dentro la post-apocalittica che abbiamo iniziato a fare da poco, alla fine i costumi o comunque gli abbinamenti vari o meno così, credo che saranno più almeno una 50. Perché comunque ogni volta, cioè proprio i costumi cosplay, saranno una 15-20 in tutto. Però c'è tutto il resto che abbiamo fatto nel frattempo. Quindi poi c'è tanta roba che non so neanche più dov'è, sparita completamente dentro gli armadi, che se mi dicono ogni tanto, ah ma quel costume che avevi, vado a trovare. Quindi finora, numericamente parlando, quanti costumi hai fatto? Numericamente parlando, allora, se vogliamo dirla tutta, quelli proprio fatti da me,
quindi cioè nel senso proprio che mi ci sono messo io proprio... No, quella che hai indossato, che ogni fiera avevi un costume diverso, quindi o tuo, o comprato, o realizzato da altri. Ah, ok. Allora, su... sì, saremo tranquillamente sulla ventina. Vabbè, sì. Poco. Sì, perché poi sai, considera che non sono uno di quei cosplayer che porta tante cose. Preferisco farne diverse, ma fatte con criterio. Quindi magari mi ci metto di più, però preferisco portare più spesso qualcosa, magari, di già visto, piuttosto che buttarmi capofitto su una cosa nuova, completamente... no, cioè, che magari rischi di essere ridicolo. Preferisco costruirmeli con criterio, quindi... E poi, come tutte le cose, alla fine il cosplay è un po' un'arte. Perciò, se sei un po' artista, deve anche nascere qualcosa che ti ispira per fare quel progetto. Certo, sì. E quindi, alla fine, se non ti ispira qualcosa, non ha senso. Io vedo tanti adesso in fiera che magari per comodità, ma anche perché giustamente costa magari, si comprano il costume già fatto, anche di quelli un po' recenti o meno così. Però alla fine è sempre quello ed è già visto, non troverai mai, trovi cloni poi dopo in fiera, vedi quello che è uguale a quell'altro, che è uguale a quell'altro. E trovare quell'idea magari, che sia originale o meno, anche un cosplay creato da qualcosa di già di conosciuto, e lì ci vuole un po'. Ci vuole un po' perché deve nascere un'idea, deve partire da un'idea. Poi parte l'idea, almeno nel mio caso ovviamente, poi ognuno ha il suo modus, però parte l'idea e poi lì è finita. Quindi poi cominci a studiarti tutto, come lo fare, come non farlo, e cosa costruire, cosa non fare, insomma. E, però sì, e cosplay proprio fatti fisicamente da me non sono tantissimi, proprio perché appunto... Io deve partire, deve scattare la scintilla, come un amore, no? Deve scattare qualcosa, altrimenti non mi ci metto neanche. Hai detto che comunque ci sono i cloni durante le fiere, perché comunque ovviamente certo. Il personaggio è famoso, quindi lo fanno tutti. Esatto. Però mi vorrei appoggiare un attimo su questa cosa per fare una domanda. Vai. Ha mai sentito, percepito invidia o gelosia? Sì, può capitare. Allora, diciamola tutta. È un mondo che un po' effettivamente ce l'ha questa cosa, un po' del guardo quello, guardo quell'altro, no? E magari... Però c'è anche a dire una cosa. Siamo maschietti. Noi ci tocca un po' meno il fattore invidia, forse succede più spesso tra ragazze, nel senso che comunque capita molto il fattore di guardare un cosplay magari di un'altra e dire lei lo porta in un certo modo, oppure criticarlo perché magari c'ha quella cosa che a te dà fastidio perché magari lei lo porta in un certo modo che te non lo faresti, no? Io onestamente sono molto sereno. Nel mio caso, anzi, tante volte vedo dei lavori veramente belli e mi viene solo da dire bravo, complimenti. Cioè, non c'è invidia nel mio caso. È chiaro che d'altra parte magari può capitare, ma ripeto, nel nostro mondo è tipico, nel senso c'è molto il confronto, perché comunque è normale, vai in fiera e vedi chi è magari è più fotografato, chi viene più visto, meno così. Diciamo ecco che magari nel mio caso può essere capitato eventi fotografici, che è già una questione diversa, cioè... perché sono è un mondo a parte quello, sono eventi magari organizzati dove hai dei soggetti che si mettono tutti ovviamente a disposizione a fare foto e quant'altro, però magari... Se non c'è una regola, se non c'è qualcuno che gestisce o tira le file e dice tu vai a fare le foto con quello, tu magari lasci tutti liberi, giustamente questi vanno dove preferiscono fare le foto. È normale, no? Cioè anche te preferisci far fotografare e dici quello che non mi piace vado da un altro, no? Vabbè, io sento sempre la preferenza di chi è più gnocca, però vabbè. Beh, allora... Diciamola tutta, in realtà è chiaro che
La patata. Ah, tira. Sì, tira sempre. Sempre. Quindi è giustamente una delle domande che un ragazzo, che non so se tu alla fine sei riuscito a raggiungere la live o meno, mi aveva chiesto, ha detto: se non te la fanno, portala tu per me. Questa domanda, lui mi aveva detto: perché secondo te, dice, ci sono tanti magari ragazzi o meno che fanno anche dei lavori complessi, quant'altro, cosplay complicati, meno così, e giustamente non vengono quasi considerati e tutti vanno sulla esatto. ragazzina esatto. magari, no? Beh. L'hai notato questa è una domanda alla quale io... Tra, per esempio, mettiamo in caso un po' la tua compagna, ok? Giulia praticamente si rompe per fare un costume, tutto elaborato, sì. tutto chic, tutto certo. brillante, però viene messa in... da parte, diciamo, mm-hmm. rimane nella zona d'ombra quando mm-hmm. arriva un personaggio conosciuto, tipo una Harley Quinn, anche se sì. fatta leggermente male, ma tira di più di una che è, come si chiama, vestita da carnevale spagnolo, come si chiama? Ah, le calavera. Esatto, sì, tipo quella, messicana. Oppure come quella lì di le follie dell'imperatore. Lì. Ah, ok, Isma, ok. Esatto, che comunque sono realizzati bene, c'è il trucco, c'è, sì, infatti. C'è un lavoro, una fatica dietro certo. a questi costumi, a questi personaggi, che viene oscurato tutto da un personaggio famoso. O da un personaggio famoso solo perché è un po' più succinto. Esatto, sì. Perché alla fine il concetto metti una è quello. Jessica Rabbit, un Harley Quinn, questi personaggi che sono praticamente sex symbol degli anime certo. o delle DC, comics, quel che sì, sia. Sì, sì. E... è normale secondo te? Allora, no, non è normale, ma in realtà... io dico sempre una cosa, dipende sempre come porti qualcosa, ovvero, faccio l'esempio della Giulia, visto che l'hai tirata okay. in mezzo. No, mi permetto lei perché non... è la tua ragazza, altrimenti non potevo esatto. metterla in mezzo. Nel frattempo okay. abbiamo un culo okay. di gatto, fatto la sua apparizione alla fine. No, perché poi tu bianco e lui nero siete juventini. Siamo bellissimi, vero? No, mi sembra più juventino. Infatti. Io non sono juventino, lo sai. Ah, no, infatti, sì, proprio. No, alla fine, pensando nell'ottica del... lei quando va in fiera porta talmente bene i personaggi che fa, che sia un Isma, che sia una calavera messicana, che sia qualsiasi cosa, che non ha mai avuto il confronto. Nel senso, non c'è mai stato dall'altra parte dire caspita, però quella là gli fanno un sacco di foto... e a me no, spesso è il contrario, nel senso che lei non passa una giornata libera e viene completamente ricoperta di foto, quindi non, è difficile dal suo punto di vista trovarsi in quella situazione lì che hai messo tu come idea. È capitato il contrario, perché proprio perché magari appunto viene più fotografata o magari in fiera appunto proprio perché porta i lavori fatti bene, ma nel senso è proprio portarli in un certo modo, e tante magari ci rimangono male perché non è sufficiente fare il costumino e poi andare in fiera e dire sperare fare qualche foto. Certo, le farai pure perché si fanno, ma nel momento in cui le hai fatte, poi dopo anche il fotografo, se non trova quel qualcosa in più, finisce lì, ti fa una foto e poi va via, solo perché magari sei un po' più succinta, sei un po' più, capito? Quindi dici tu, dici, essendo che è un personaggio succinto, non viene, non c'è maggiore interesse, invece vedendo un personaggio che è stato costruito alla perfezione, tipo un Isma, effettivamente, eccetera, esatto. il fotografo più che si avvicina per dire chi sei. Ma sì, ma anche perché comunque di sicuro trasmette qualcosa di più. Poi chiaro, in fiera o comunque negli eventi quelli grossi trovi di tutto, e quindi è ovvio che la massa, magari la massa nel senso
il fotografo, ma proprio quelli da battaglia o quelli che chiamano, tanto spesso ti senti chiamare i fotografi, no? Puntano a quel genere lì, ma sì, la maggior parte, o comunque quelli che vanno a questi eventi perché hanno l'obiettivo di trovare qualcosa che gli ispira, qualche, cioè qualche messaggio, che gli trasmette qualcosa, magari gli fanno la foto, ma una, poi passano. Quindi non troverai mai il fotografo che si ferma tanto tempo. Io però penso che anche il fotografo vada dritto quando incontra un personaggio fatto bene. Cioè, tipo, per esempio, se incontra la Giulia vestita a Izma, eccetera, eccetera, sì, una foto e se ne va. Perché? Ti dico perché, almeno per come la vedo io. Perché sì, comunque il personaggio succinto, la ragazza che si sta in un costume sexy, quel che sia, a suo agio in quelle determinate momenti, posizioni, eccetera, certo, ti porta più visual. Quindi il fotografo sì, ha bisogno di visual. È un lavoro, quello quindi i visual sono la cosa fondamentale. Tipo su 10, certo, 8 saranno di quel tipo e 2 saranno come la Giulia. Certo. Che comunque deve portare un po' di arte, però i visual sono la cosa primaria che c'è ovviamente bisogno. Sì, sì, sì. No, allora, sì, se effettivamente il punto di vista è quello, cioè effettivamente ho bisogno di visualizzazione, ho bisogno di mi piace, ho bisogno di... Allora è chiaro, anche loro puntano effettivamente a quello. Però è anche vero che nel frattempo qua passano cose... è anche vero che c'è un po' secondo me, poi chiaro dipende effettivamente, però sì, come dici tu è vero, sì, effettivamente in certi tipi di fiere, anche perché se vogliamo dirla tutta ci sono fiere e fiere, sì, ci sono quelle magari proprio ma anche a stile gotico penso che una decima con la scolatura è meglio di una Selene fatta bene. Però sai cosa? È che è vero, cioè nel senso può capitare che attragga, però ti dirò, in realtà attira molto di più ultimamente, se vogliamo, più che quasi quello, il trash. Sì. Il trash sento che ultimamente spinge molto, sì, ovvero se vogliamo dirla tutta, più che vogliela guardare dire a quel... Se ci ha fatti i soldi con il trash. Perché se fai qualcosa tanto per farla, ok, proprio buttata in cacciara, però la fai in un modo che comunque attira, proprio perché magari, come dici tu, metti in mostra qualcosa oppure fai quel trucco un po' accattivante o meno così, allora sì, lì ti do ragione, perché effettivamente non sappiamo anche noi perché, tante volte ce lo chiediamo, però c'è questa, per forza di cose, insomma, c'è questa moda, diciamo, perché... Ti faccio un... ti leggo un attimo i commenti. Vabbè, a parte sì, che c'è i saluti di Solitudine degli Arcieri. Ok, ciao. Allora, tizio vestito da gatto strano. Gatto strano, ok. Ma lei è stato nelle scuole dei Witcher oppure no? Nella Witcher Cat School? Esatto. La domanda è questa. Esatto. Allora, no. Nel senso che sono un gruppo che conosco, bravissimi ragazzi, tra l'altro, loro fanno scherma medievale, ispirata però o ai videogiochi, o ai film, e quindi ci mettono quella parte un po' più, no, di animazione, no? Quindi è divertente vederli combattere, proprio perché comunque c'è molta coreografia. Però sì, li conosco perché tante volte agli eventi o meno così ci incrociamo quasi sempre. Ed è capitato anche che io facessi il Witcher quando loro portavano magari uno spettacolo a tema Witcher. Ma siamo proprio due mondi separati. Li conosco, li ammiro, sono veramente bravi, fanno veramente cose pazzesche. Ma sì, non,
Non ci sono mai entrato fisicamente a fare scherma con loro. Ok, poi a me le foto le... Ok. A me le foto le fanno sempre, volere o volare. Il fascino della divisa è anche quello. Questo chi l'ha scritto? Sempre lui. Ok, beh, effettivamente, allora, sì, se effettivamente, come dicevamo prima, porti qualcosa di impatto o che comunque piaccia, perché comunque deve esserci qualcosa comunque di originale in quello che porti, o che comunque lo porti in un certo modo, allora è chiaro, riesci sempre a portarti a casa una foto, perché comunque... Sì, una foto la becchi sempre, volere o sì. Volare... Sì, cioè devi veramente, veramente fare qualcosa di poco sugoso. Non saprei come dirlo in maniera, in termini differenti. Ma secondo me, anche se ti metti con un kick-ass brutto, comunque sì, alla fine tiri una foto, oppure che ne so, qualcosa, lo tiri sempre. Può anche capitare effettivamente che magari proprio perché l'hai fatto talmente male, d'altro canto può piacere, perché effettivamente, come dicevamo prima, il trash tira sempre. Quindi c'è anche quella parte lì che magari uno fa apposta qualcosa di fatto male, però poi alla fine piace. Io ho visto in fiera per esempio un Thor, quello però la versione grassa, quella quando era sfatto, distrutto, okay, sul divano a giocare, eccetera. Esatto, che però ce ne sono diverse che lo portano come personaggio, sì. Perché effettivamente è buffo da portare in fiera. Ma lui ha avuto un'idea che gli altri non hanno mai avuto, ovvero passava il tempo, era in questo parco, no? Sdraiato in giro, letteralmente come un barbone. Non sai quante foto si è preso, perché effettivamente facevamo ridere, sembrava il grande Lebowski in versione Thor, cioè no. Era steso negli angoli con la birra. C'aveva pure il joystick? No. Ah, però, è un tocco di classe. No, no, è che faceva proprio il Thor ubriacone. Barbone, proprio... Esatto. Però era talmente fatto senza bene birra. Nel suo... no, era senza birra effettivamente. Ma che cose? Ma proprio crusciò brutto. Ma sai, perché comunque doveva fare proprio quello disperato, no? Cioè... Si mette con la Daffo in mano, cioè bellissimo crossover. Sarebbe un crossover fantastico, infatti. Ok, parlando di foto, andiamo a vedere un po' le tue foto, così vediamo un po' la bravura di Matteo davanti alla, okay. Alla fotocamera. Vai. Ok, la prima foto di stasera possiamo vedere questa qui di il cowboy, Red Mansion, come si chiama? Questo è Red Dead Redemption, esatto. Praticamente qui ho fatto il cosplay di John Marston, sarebbe il personaggio proprio. E sì, poi vabbè, in questa occasione per esempio abbiamo sfruttato una locomotiva abbandonata, perché noi giriamo anche un po' questi posti un po' particolari, abbiamo trovato questa locomotiva che era perfetta perché il tema locomotiva stile west, far west, era... Cioè, quando l'abbiamo vista ho detto, cavolo... E facevi la versione zombie, no? C'era anche la versione zombie, vero, in Red Dead. Ma c'è quella versione lì, cioè scassavi, eh? La devo fare per Halloween. Esatto. Sarebbe carino. Ti faccio rapide domande sui costumi, così da non tirarla troppo. Raccontami un aneddoto su questo costume. Questo che ho qua, sì. Cioè questo che sto indossando, no, quello di Red Dead. Ok, allora un aneddoto. Beh, allora, vabbè, come spesso capita in fiera... vieni scambiato per qualsiasi cosa, no? Cioè, tipo, te porti un cowboy. E, beh, a me con quel costume lì mi hanno dato del... è Crocodile Dundee. Cioè, dove cazzo è il Crocodile? Non lo conosci? È un film degli anni 80. Il biondino col coltello, eccetera, eccetera. Esatto, però esatto. Dico, dove cazzo lo scambi per Crocodile? Vabbè, dai, insomma, ci ha provato. Sì, vabbè, ma ci manca la collana d'osso.
Il coltello. Il coltello ce l'avevi? Ma sono dettagli. Sono dettagli, non devi... Che dettagli? Che dettagli? È come di John Rambo, il coltello dove? Beh, il bello è che il coltello ce l'avevo. Forse è stato proprio quello il fatto, che avevo il coltello nella fondina, capito? L'errore quindi... tuo, allora, vedi? Senti, è l'errore è mio, infatti, vedi? No, ho confuso, infatti. Colpa tua. Sì. Ammetto che... Però questo è tipico. Poi mi hanno dato anche del... No, Cacciatore d'Italia, no, è andata bene. Quella volta lì ho detto, ma sì, dai, più o meno ci può anche stare. Però sì, una volta sono andato a fare uno shooting che ero completamente armato, dalla testa ai piedi, fucile, pistola, coltello, cioè veramente era un arsenale con le gambe. E mi ricordo che un fotografo ha detto, buio, ed eravamo in una zona effettivamente... vicino a un castello, cioè era bella, però allo stesso tempo la notte non c'è nessuno lì. Allora dice, beh, sai cosa, io mi sento molto tranquillo con te vicino in questo momento. Ero talmente coperto di armi che potevo essere sereno. Lui dice, sono sereno, guarda, anche se siamo al buio. Questa domanda mi ha istigato una domanda. Vai. Coperto d'armi, ok. Ti hanno mai fatto problemi all'entrata di una fiera vestito così? Allora, ci devi andare con anche lì un po', come si dice a noi, dell'usta, ovvero dalla testa. Nel senso, in fiera non mi presenterei mai con un Winchester in spalla e una pistola carica, ok? Diciamo che in versione fieristica, quel tipo di personaggio lì, io lo porto con pistola nella fondina, a posto, nessuno mi ha mai detto niente. L'importante è sempre non esagerare. Io ho visto anche ragazzi che tante volte dicono: ah, ma ti vietano quello, ti vietano quell'altro. Chiaro, se ti presenti all'ingresso con uno spadone a due mani, vero, e ti dicono: guarda, che magari. Vabbè, non è vero, il caso. No, però dico nel senso perché parecchi racconti. Armi da fuoco senza la camera di scoppio, quindi sì, il tappo rosso? No, senza tappo rosso. Senza tappo rosso. Però è senza camera di scoppio, quindi praticamente non puoi mettere il proiettile. No, ma infatti, ma anche quelle che ho io sono armi decorative, non sono armi realistiche. Spade senza filo, non hanno fatto entrare. Esatto, non le hanno fatto entrare, ok. Perché le puoi dare in testa e puoi rompere la testa a qualcuno. Ok. Però poi nelle fiere io posso comprarmi la... La katana. La katana. Vabbè, a parte le vendite per i nerd, diciamo pure così un po' per, come ti devo dire, il ristoro. Posso comprare la birra in bottiglia, quindi posso rompere la bottiglia in testa a qualcuno e ma attaccare certo. Qualcuno. Oppure la Red Bull che viene venduta in lattina, io posso comunque strappare il tappo della lattina, cioè la parte superiore della lattina, allora, diventa un'arma. Se uno vuole effettivamente, cioè, ma posso infatti... comunque prendere una pietra da terra e dartela in testa. Qualsiasi cosa. Ci sono esatto, i mattoni, ci sono i separé che ci sono i mattoni di cemento a terra. Posso alzare esatto. Un separé, prendi il mattone e te lo lancio addosso. Cioè, a posto, motivi infatti, per far male ce ne sono. Non è che uno dice, ok, evito queste armi, dentro sei sicuro. No, no, no. Alla fin fine eviti solamente due o tre oggetti, ma ne ho altri mille. No, è quello. Ma infatti ti dico, alla fine, cioè, lì purtroppo sta nella fiera. Ci sono magari fiere un po' più permissive o comunque dove se uno entra, tra virgolette, tranquillo, non si presenta con l'arma appunto estratta a due mani, già bello, fiero, vado, ammazzo tutti. Ma io ti dico, conosco ragazzi che per esempio sono entrati senza problemi con spade in metallo, chiaramente appunto senza filo, questo sempre ovviamente, però... tenendoli nel fodero o comunque presentandosi in quel modo lì non hanno avuto problemi. Ripeto, lì sta la fiera. Infatti, sta alla fiera e c'è, alla fiera c'è un commento inerente alle bravure delle fiere. Cioè,
Quando entri in fiera con una spada d'acciaio, con un fucile ad avanguardia, ad avancarica, sì. Carico, sono entrato, ho passato l'intera giornata da dentro, all'uscita si sono accorti che ero armato. Cioè, capito? Fantastico. Quindi è un po' a fortuna, cioè becchi quello che controlla, che rompe le palle, e becchi quello, esatto, che diceva, va, entra, che cazzo me ne fotte. Cioè, appunto, sì. Alla fine devi farti voler bene dall'entrata. E infatti. Okay, no, dai. È lì, purtroppo, come dicevamo prima, dipende molto dal tipo di sicurezza. Perché comunque ci sono quelli un po' più blandi, così, e ci sono quelli inquadrati, e purtroppo lì ci sono quelli che magari sono distratti, quindi neanche se ne accorgono. Sì. Te passi tranquillamente, come ha detto lui, appunto, una fiera intera, armato, e uscendo se ne accorgono, proprio perché non ci fanno neanche caso. Lì, appunto, sta un po' nella testa di cosa portare, appunto, e nello stesso tempo come portarlo. Poi sta a culo. Detta tra noi, però. Infatti, è tutta fortuna. E per rispondere alla domanda che leggo di sempre la solitudine degli arcieri, ho letto che chiede che materiali utilizzo quando faccio l'armatura. Ho una domanda, ma nel momento che crei un'armatura, che materiale utilizzi? Esatto. Allora, io quasi tutte le armature, poi tutte, non è che ne abbia fatte, appunto, come dicevamo prima, non ho fatto tantissimi cosplay o comunque in armatura, uso il foam, principalmente il foam, lo lavoro, insomma, è tutto. Nel caso del Witcher, che dopo lo andremo a vedere, l'ho rivestita l'armatura, nel senso che la base è di foam, ma l'ho poi rivestita con una similpelle per cercare di dargli quell'aspetto un po' più realistico, un attimino, insomma. Però sì, di base foam, questo che ho addosso in questo momento è foam, infatti fa un bel caldino, okay. Andiamo a vedere il prossimo costume, dai. Ok, il prossimo è The Witch. Ok, così ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima. Ok, esatto. Raccontami un po' quando ti presenti alle fiere vestito così. Allora, vuoi la cosa ironica? Cioè, nel senso, ironica. Allora, se mi presento vestito così in fiera, praticamente mi trovo un astuolo di donne che mi seguono. Perciò l'ho chiesto, lo sapevo. Chiunque, io non so, allora, chiunque si mette addosso un costume di pelle attira. A parte quello, questo l'ho capito, sai come? Perché ho intervistato due Deadpool e tutti e due hanno detto le MILF e le mature tutte addosso. Esatto. Non le ragazzine, sì? Perché le ragazzine non riescono tanto a capire. Le ragazzine non gli frega niente, no, infatti. No, allora, mi è capitato. Infatti, anzi, mi sei caduto in basso, vedevo. Mi è capitato solo a un evento che effettivamente, però lì c'è stata la combo gombo, come si dice, perché eravamo due Witcher. C'eravamo io e un altro ragazzo che lui faceva il Witcher, che in questo caso nella foto interpreto anch'io, che è quello della serie TV di Netflix, e io facevo il Witcher quello un po' più classico, quello preso dai vari videogiochi, insomma, così, quindi un'armatura un po' più semplice. Eravamo a fianco, niente, queste due si sono avvicinate, si pisciavano sotto fra un po', cioè erano tutti, dobbiamo fare una foto, ragazzi. Quella è stata l'unica volta, se no solitamente c'è la mamma 45enne che si avvicina con la figlia che ci fa le foto, capito? Questa solitamente è la prassi. È la mano dietro che lavora. Ovviamente, sempre la palpatina. Ma la mano è della donna, precisiamo. Ovviamente, sì. Cioè, considera che quindi praticamente eravate in due, quindi l'effetto era doppio. Praticamente eravate il Daniele Costantino della fiera. Di Witcher. No, ma io non so veramente cosa innesca il Witcher, però addirittura... No, non è poi il Witcher, è il vestito di pelle. Tu dici che è quello? Sì. Perché addirittura la zia della Giulia, quando mi vide la prima volta in cosplay da The Witcher... che tra l'altro era una versione
che avevo fatto agli inizi, quindi era anche brutta, ma proprio, cioè, proprio sono sincero, era anche brutta, cioè proprio... Fa, però Matteo, come sta bene? Vestito nero e capelli bianchi. Sto per cambiare detto, fidanzata. Sarà il fascino dell'anziano, perché comunque è il capello bianco che attira, non lo so, cioè, sarà quello. Il maturo che però non è troppo maturo, capito? Perché è grigio, però è giovane di viso, sai, c'è quegli ibridi strani. Vorrei un po' indovinare il prezzo del costume, se per te non è un problema. Il prezzo del costume? Ok. Allora, vabbè, tutto di pelle, quindi ok, le spalle saranno sicuramente in foam, cintura di pelle, quella lì marrone pure di pelle, la spada che cos'è? Spada è resina. Ok, quindi non è di ferro. La spada è di resina e ci tengo anche a precisare che l'ha fatta un ragazzo bravissimo, ha una pagina su Instagram che si chiama Alchemic Armory. Fa delle repliche che sono bellissime, sembrano di metallo. È di ferro? No. Tutto resina. Infatti è quello il trucco, perché sembra veramente una replica proprio come fosse una spada vera. Tutti quelli che girano in armatura attirano le belle donne e di una certa età, è vero? Sì. Vero, verissimo. Confermo. Verissimo. Cioè, no, non tanto in armatura, proprio il costume di pelle che attira. Ma a prescindere, che... perché scusami, se tu vedi una ragazza, ok? Vabbè, allora, chiaro. Vestita di pelle. Catwoman, è l'esempio. Metti quella lì, vabbè, quella è volgare, quella lì. Quella lì di One Punch Man, Slave Girl. Vabbè, quella, vabbè, quella è volgare, non è vestita di pelle. Sì. Vedi ci sono delle Catwoman. Vedi una vampira vestita di pelle. Sì, ma ci sono comunque davvero scherzi a parte le Catwoman veramente belle, cioè proprio che si calano nella parte, quindi fanno anche proprio il personaggio un po' provocante apposta, così che comunque sono, cioè, effettivamente, come fai a dirgli qualcosa? È il vestito di pelle che diventa aderente e ti fa, ti toglie tutti i difetti, che comunque ti stringe, e quindi ti fa un fisico perfetto. Poi lascia stare che quando vai a togliere il costume cade tutto a pezzi, però vabbè. Crolla tutto, sì sì, no, è un disfacimento totale. Ok, allora fammi indovinare un po' il costume. Gli stivali, che c'è? Stivali, scarpe, sì. Che c'hai? Stivali di pelle? Sì, una simil pelle, okay. Ecopelle, non sono pelle, okay, pelle okay. Vera. Allora, opto per i 300. Di tutto? Sì. Allora. Pure la parrucca. Ah no, quindi vabbè, faccio 350 allora. Ok. Secondo me, perché considera che parte, avendola fatta io, l'armatura, diciamola, ho speso meno. Perché comunque i materiali costano, è vero, però se metto insieme, allora, la pelle l'avrò pagata su una quindicina d'euro. Ah, ok. I rotoli. Mm. Il foam comunque lo prendi a rotoli, anche quello costa alla fine sui 30-40 euro. 30, prendi esatto, anche 50 euro su per giù. Esatto, e quindi lato armatura alla fine ho speso su una cinquantina, una sessantina d'euro di tutto. Ok. Se vogliamo ho speso di più proprio sulla parte spada e accessori, perché comunque essendo fatti si spende tranquillamente anche sui 120, insomma così. Però secondo me alla fine di tutto arriviamo a poco più di 200 euro. Di tutto. Ok, perché l'hai perché alla fine tu. Sì, la però se lo facevi su commissione ti viene a fare sui 300. Ah certo, sì sì, se uno se lo devo far fare anche di più, perché comunque la Io che ne so che te lo sei fatto tu, io vado su commissione. È vero, ah, no, infatti, sì sì. Quindi sì. In certo senso, no, infatti... ho indovinato il prezzo, perché poi non sapevo il fatto che te l'hai sì. realizzato tu. Ho indovinato il siamo prezzo. Lì. Ok. Siamo lì. Siamo lì.
Probabilmente sì, perché effettivamente non l'avendolo comprato, l'avendolo fatto, però siamo lì, dai. No, ho messo gli applausi, già è fatto, non ti preoccupare. Ah, ok, a posto. Ok, vediamo un po' il prossimo costume. Qui, vai. Ok, ha provato a indovinare un po' il costume. Allora, armatura 150, pantalone vestito sotto l'armatura intorno ai 100, bracciale 70, ovviamente a coppia, la spada 150 e gli stivali 70. Viene a fare su, allora, 300, 140 e 300 su 440, 540, 540 euro. Se uno lo facesse probabilmente fare, sì, può essere. Forse anche di più, perché ci metti anche la mano d'opera. E quindi sì, da un lato invece papale, appunto, avendolo costruito io, tutto quanto non mi è costato più, cioè tutto quanto, tutta la parte armatura non mi è costato più di 60 euro. Ok. La parte armatura, ovviamente il resto, cioè spade, appunto. La parrucca, ti dirò, ne ho trovata una molto, molto carina, a poco, l'ho solo dovuto un po' acconciare, però la parrucca alla fine l'ho presa su quei siti cinesi tipo AliExpress, quelli lì, e l'ho pagata anche quella su una quarantina d'euro, insomma. Infatti le commissioni ti costa anche di più. Esatto, come dice lui, infatti è quello che tira sul prezzo. Ok, vediamo il prossimo costume. Vai. Questo qui è di un cowboy apocalittico. Post-apocalittico. Ah, okay. Allora, questo qua praticamente è nato per caso. Cioè, avevi nel due senso. Stracci addosso, dicevi, mo metto una maschera, esatto, perché oggi mi sento brutto e quindi... No, allora, in questo caso è una cosa che abbiamo fatto di recente, perché... c'era un progetto fotografico a tema post-apocalittico in un posto che è fighissimo, che si chiama Mutonia. Praticamente Mutonia è un campo nomadi vicino in Romagna, aperto al pubblico, nel senso che è su una strada, quindi ci passa una strada in mezzo, ma la particolarità qual è? Che sono tutti artisti e artigiani, e quindi l'hanno riempita di statue, robottoni, tutti costruiti con pezzi di metallo, macchine, c'è un mega Mac tipo di quelli che sembrano usciti dai film degli anni 80, così, fatto con delle macchine montate insieme. È un posto da giù di testa, è che non so se tempo ci vivono, perché loro abitano dentro delle robot, giustamente, cioè è casa loro. Quando un'associazione che è ombre d'arte, che noi conosciamo, insomma così, li ha contattati, gli ha chiesto se poteva fare delle foto, uno shooting all'interno, a tema post-apocalittico, che si prestava tantissimo, perché, per farti un esempio, tu conosci Mad Max? Sì, Mel Gibson. Mad Max è post-apocalittico. Sì. Perché è proprio l'idea di portare qualcosa di dopo la fine del mondo. Spesso fine del mondo causata dall'uomo, quindi nucleare o comunque, cioè, devasto, no? E quindi il bello di quei film, di quell'universo post-apocalittico che c'è, è quello che c'è il recupero di tutto quello che era di uso normale e viene adattato a qualcos'altro. Quindi magari, che ne so, vedi gente che va in giro con delle padelle addosso usate come armatura, perché giustamente devi sopravvivere a questo devasto e si torna come a un passato, no? Dove si doveva combattere per sopravvivere praticamente. Quindi il bello del post-apocalittico è che non c'è non è un riferimento, te lo studi tu, perché quello che ti piace magari o che ti ispira puoi crearci sopra e costruirci qualcosa, perché l'importante è che devi essere vestito male, perché ti stracci praticamente, e con cose di recupero, quindi c'è gente che si fa degli elmi costruiti appunto con dei pezzi di padelle, di cose. Quindi praticamente è un suggerimento per chi vuole iniziare a fare un cosplay. Sì, beh, in un certo senso sì, perché recuperi materiali poveri.
perché tutto quello, addirittura puoi andare in discarica che trovi tantissime, qua intanto c'è Micio che entra in camera, e puoi recuperare tantissime cose nelle discariche, nelle, banalmente noi per fare i nostri costumi, la mia amorosa c'ha la parte dell'ufficio che è dedicata all'informatica, quindi loro spesso cambiando computer o meno così buttano un sacco di apparati, di pezzi, sì, di hardware, di cose. Quindi lei andava a rovistare modalità spazzino dentro questi sacchi del patume e ci siamo portati a casa un sacco di roba con la quale poi abbiamo costruito letteralmente i costumi, quindi prendendo ventole del PC, prendendo dei pezzi delle tastiere, insomma così. Quindi sì, è utilizzare qualcosa di uso quotidiano, comunque proprio, e adattandolo a un uso che è quello del post-apocalittico, quindi immaginate quell'oggetto lì, come lo potrei utilizzare. E quindi ci vuole un po' di inventiva e da un lato ci vogliono i materiali, quindi materiali poveri. E quindi è nato questo personaggio qua. Poi lascia fare che io poi non riesco a star fermo, quindi ci ho messo anche il lato trucco, perché se vedi c'ha un lato mutato, ci ho messo tipo metà faccia che è tipo mutata con le scaglie. Sì, no? Un occhio diverso dall'altro. Esatto, perché mi piaceva l'idea del tizio che praticamente ha preso le radiazioni e si è mutato, no? Quindi c'ha un lato, infatti con la maschera antigas, insomma... Che poi sono quelle maschere che si usano quando fai lavoro in casa. Un'idea per fare un personaggio post-apocalittico. Ti potrei consigliare un predone di Hokuto no Ken. Sì. Ah, ci sta. Sì, è vero. Poi dipende, se sei alto 2 metri, non lo so la tua altezza, se sei alto 2 metri... 1,80 metri. No, sei uguale a me, quindi no. Se eri molto più alto potevi fare Z, quello lì poi all'inizio dove si becca i 100 pugni di Ken. Ah, cacchio, è vero, sì. Sei 2 metri, però vabbè, sei altezza normale, quindi... Fai un predone normale. Un predone normale. La cresta. Esatto, la cresta punk, è vero, sì. Ti ma porti un guarda. Giavellotto lì, che ne so, come si chiama, la mazza chiodata. Esatto. Spallacci, addome libero e pantaloni di pelle. Hai fatto. Esatto. Poi soprattutto col tuo fisico, fidati. Anche senza la tuta di pelle, si avvicinano ai MIF, non ti preoccupare. È un attimo, sono dietro l'angolo. Sì, appena vedono uno con la pelle. Oh. No, è micidiali, sono già lì. Ok, vediamo l'ultimo costume di stasera, che vai. Praticamente è questo qui di carnevale spagnolo messicano. Esatto, proprio questo, sì. Non so il nome, quindi non lo so. Non c'è un nome. Ah, ok. Perché, allora, in realtà nasce dalla cultura messicana. Quindi, se vogliamo, non è un personaggio, è proprio... l'idea che hanno loro del scusami perché quella lì di Giulia, perché ho visto il costume di Giulia, non è Lady Muerte? Sì, allora la chiamano Lady Muerte, Calavere, perché Calavera sta per un termine proprio messicano che definisce questo tipo di personaggi. Esatto. Però non c'è un nome, cioè non c'è proprio il nome del personaggio in questo caso, è più una cosa collettiva. Calavera è qualsiasi donna che si traveste da giorno ai morti. Ok. Vengono definiti anche Sugar Skull, perché sarebbe tipo il trucco del viso che è sì da scheletro, ma è uno scheletro allegro. Quindi con trucchi colorati, e, insomma, tutto nasce perché praticamente per loro, nella cultura messicana, c'è il fattore del appunto che il giorno dei morti si festeggia in maniera vivace.
Non è come da noi tutti in lutto, cioè andiamo ai cimiteri, questi ballano sulle tombe letteralmente, cioè fanno queste mega sfilate con questi costumi pazzeschi. Ti faccio un po' di domande, allora. Vai. Quando ti presenti alle fiere con questo costume, vieni riconosciuto oppure vieni un attimo guardato? Oddio, allora, ammetto che delle volte, anche perché lo usi sempre sotto Halloween tendenzialmente come costume, spaventa un po', perché comunque mi è capitato effettivamente, allora, tante volte spaventi più i grandi che i piccoli, i bimbi ti si lanciano contro come se fossi un eroe, cioè sono... cioè, il mondo al contrario. Giri un angolo, trovi il papà che magari è lì tranquillo che si beve il caffè, gli viene un coccolone e muore sul colpo, perché effettivamente cioè, non se l'aspettano, capito? No, però... io ho avuto un mezzo infarto con come si chiama quello lì di Nightmare Before Christmas, sì, che ha il teschio sempre, esatto, no? Che all'improvviso mi andai a girare e lo vidi e ci butta anche una mezza parola su, bestemmia dietro. Mannaggia te! No, e vabbè, quindi... questo no. No, vabbè, comunque, sì. Allora, grazie per la compagnia, alla prossima. Ci saluta. No, allora, viene riconosciuto, perché effettivamente viene riconosciuto come genere, perché non è più come prima, che giustamente ti guardavo e dicevo, cos'è? Adesso che è uscito anche Coco, che è quel film della Disney, sì, che racconta Coco, un po', esatto. I bimbi ti vedono come Coco, non penso neanche al discorso Calavera, Messicana, Messico, cioè ti vedono in fiera, dicono Coco, punto, cioè sei Coco. I grandi automaticamente pensano a quello, quindi subito torna alla mente. Ma ti dico, quello che ci ha fatto piacere, perché eravamo in due in quel momento, è che una ragazza messicana, veramente messicana, ci ha visto a un evento di carnevale, ci è venuta incontro e ha detto, quasi emozionata, mi ricordate il mio paese. Quindi se il trucco che abbiamo fatto, il tutto l'insieme, è stato fatto, cioè tra virgolette l'abbiamo fatto con un certo criterio, al punto che addirittura uno di là ha riconosciuto il costume, ha riconosciuto il genere e si è ricordata della sua terra, quindi cioè, vuol dire che è arrivato il messaggio, okay? In quel senso vuol dire che l'abbiamo fatto bene, quindi questo è sempre bello, perché vuol dire che c'è un riscontro in quello che fai, e per più piccolo che sia, perché comunque non è, però è bello, perché vedi che dall'altra parte c'è proprio un'emozione. Ok. Vediamo un po' un'ultima domanda. Mi ero fatto una domanda che mi sono dimenticato, quindi vado un po' di improvvisazione, perché mi ero fatto una bella domanda e me la sto scordata perché ho letto qui e mi sono scordato. Ok, quindi devo andare un po' di improvvisazione, devo parlare un po' a caso. Siamo abituati a parlare a caso qui, quindi non è problema, perché quanti di loro ascoltano persone che non sanno di ciò che stanno parlando, non hanno base. Molte persone che cazzo devo dire, non lo so. No, perché avevo una domanda per questo costume, me l'ero preparata prima, perciò l'ho rimasta all'ultimo. Ok, allora, per questa calavera, giusto? Cioè quello messicano? Sì, ancora quello lì messicano. Ok. Il trucco? No. No. Non me lo ricordo più. Vabbè, a quante fiere l'hai portato? A quante fiere l'ho portato? Sì. Allora, in realtà pochissime, perché essendo un costume più legato ad Halloween, perché comunque dai, si porta sotto Halloween, sotto periodo dei morti e così... E l'abbiamo portato quasi sempre ogni anno variandolo,
perché ci piace, cioè a me, anche a me piace cambiarlo un pochino, quindi ogni anno ho avuto un'evoluzione. Però sempre o a qualche evento di Halloween, a qualche fiera di Halloween, quindi nel giro di, se vogliamo, 2-3 anni l'avremo portato alle fiere proprio 3-4 volte, perché comunque la fiera che cade ovviamente per Halloween, quindi o un Abano Terme o c'è un Sigurtà in Halloween, quindi sono quegli eventi che hanno una tematica e quindi lo porti lì. Però l'anno scorso abbiamo fatto questa scelta un po' fuori tema di portarlo ai carnevali e l'abbiamo portato anche a Venezia. La foto che vedi lì effettivamente è di Venezia. Oh. Perché abbiamo detto facciamo qualcosa di un po' contro tendenza, perché a Venezia giustamente tutti portano qualcosa o di epoca o un po', come si dice, un po' moderno, però fatto con qualche stile un po' particolare, insomma così. E abbiamo deciso di portare questo. E devo dire che è piaciuto molto, al punto che quando siamo entrati in San Marco non finivamo più di far foto. Eravamo disperati, volevamo andare via e non si riusciva, perché eravamo letteralmente accerchiati, cioè è stato un assalto alla diligenza, tipo Far West. Quindi, ecco, non abbiamo portato a tante fiere, ma i carnevali un po'. Forse una decina, quindi ed è stato bello perché ogni volta facevamo effetto, perché è totalmente fuori periodo, quindi vederti vestito così in un top ad aprile, la gente dice ma è strano. Halloween, e dice non sono, allora poi dopo però associa il Messico e allora dopo dice ah ok. Ok. Tendo un po' a indovinare il prezzo. Vabbè, ok, il cappello è stato realizzato, quelli sono guanti fino all'avambraccio, è tutto un costume? No, sono guanti. Ok, quindi dei guanti fino agli avambracci, ok. Esatto. Il mantello, vabbè, per quello che riesco a vedere qui. Quindi ok, il mantello è un vellutino, penso. Sì. Ok, sotto che c'hai? Camicia? Che c'hai? Vestito da nobile? Vestito un po' elegante, sì. Quindi con il gilet e quant'altro? Esatto. Cravatta, gilet, ok. Quindi sotto sei sì, vestito da nobile? Sì, c'avevo tipo il cravattino. Ok. Esatto. Scarpe? Che c'hai? Stivali. Ok, stivali. Ok, allora qui... dimmi prima se l'hai lavorato oppure l'hai commissionato. Allora, in realtà in questo caso non l'ho commissionato, la parte lavorata che vedi, a parte il trucco ovviamente, perché l'ho fatto io, è il cilindro, ovviamente non la base del cilindro, ma la parte che vedi sopra è una sorta di cerchietto che io ho modificato mettendoci piume e quant'altro, che praticamente tolgo e metto al cilindro, quindi il cilindro posso usare con e senza. Praticamente l'idea è quella, e per il resto sono tutte cose comprate a parte, quindi la giacca da una parte, gli stivali da un'altra, non è stato commissionato, insomma. Ok, quindi tenderei a opto per i 200. Sì. Dai, ci potrebbe anche stare, perché gli stivali sono presi su sempre AliExpress, sempre grazie ai cinesi che mandano, perché sono di pelle, finta pelle, però sono quelli comodi con la zip, quindi il togli e metti pratico. Il resto sono completi da gotici, quindi una giacca un po' elegantina, appunto un gilettino un po' elegantino. Quindi se prendi, metti insieme tutto quanto, sì, dai, siamo verso i 200 euro, si può stare, sì. Perché comunque... Okay. Quindi ho indovinato? Sì, sì dai, sì, ci sta. Ok, prezzo giusto. Con la ruota che gira. Ok, dai, abbiamo visto anche i tuoi costumi, volgiamo al termine perché è un'oretta. Ok. Ti faccio giusto le due ultime domande finali. Ok. Essere diventato un cosplayer a 30 anni, un po'
tempo, quando hai iniziato la tua passione da cosplay, fino ad ora ti ha reso felice? Sì. Perché? Perché comunque è qualcosa che intanto è, considero che io sono, vengo da un artistico. Ah, licenziato, quindi anch'io. Ok, siamo in due, ciao. E ho questa forte, diciamo, io un po' l'ho abbandonato col lavoro, ovviamente, tutto quanto, però c'è questa carica un po' artistica che comunque a me ogni tanto devo esprimerla in qualche modo. Prima disegnavo, prima ancora facevo grafica, quindi comunque la sfogavo lì. Poi però un po' appunto il lavoro è cambiato e tutto quanto, c'era quella voglia di fare qualcosa di nuovo, no? Questo è stato un po' quello sfogo creativo iniziale. Poi però è diventata proprio una passione. Quindi adesso non è più solo lo sfogo creativo che poteva essere prima, quindi quella cosa che fai perché ti piace, insomma. Adesso è proprio un quasi un bisogno, perché comunque hai voglia ogni tanto di metterti lì, pensare a qualcosa di nuovo, c'è quell'evento particolare, allora dici, mi devo studiare qualcosa per quell'evento, no? Quindi diciamo che adesso è più proprio è proprio una passione. Quindi c'è sì il lato artistico, il lato sfogo, che quindi ti fa stare bene, perché comunque ti metti lì, ti passi la notte perché è l'unico momento in cui puoi lavorarci sopra, ti metti lì, ti scanchi, prime colle a caldo, cutter, colta, i pezzi, ti metti insieme, ti fai i tuoi lavori, però poi è il risultato finale che, cioè, è essere proprio qualcos'altro, poi ti trasformi, capito? E questa è una cosa che è pazzesca, secondo me. Perché poi c'è tutto il lato poi anche, appunto, come dicevamo prima, interpretativo, che comunque va in giro e sei quel personaggio, cioè, è questo che è bellissimo, insomma. Ok, progetti futuri? Ovviamente se li puoi dire, se non ci tiene la scaramanzia. Non ci sono spoiler, assolutamente. Progetti futuri, guarda, in realtà adesso come adesso abbiamo qualcosa in cantiere per il British Day, che è un evento che fanno a Schio tra qualche settimana, che però lì è tutto tema inglese, quindi adesso stiamo un po' studiando sopra, perché è un tema un po', cioè deve essere British, ma non banale, quindi potrebbe essere qualcosa stile Sherlock Holmes, ok? Cioè deve essere qualcosa proprio di britannico, molto, guarda, o il tè, o, quindi questa è già un'idea, no? Quindi Sherlock Holmes, così, poi sai, ultimamente tornano un po' fuori anche molto spesso adesso gli anni 30, gli anni 20, ultimamente si vedono tanti anche personaggi che escono un po' da quel periodo lì, pensa anche solo a Harry Potter che hanno ripreso sì. Esatto, le vicende di quell'epoca alla fine, quindi anche quel tipo, quello stile lì, quell'abbigliamento lì adesso è tornato un po' di moda, quindi ogni tanto vedi dei cosplayer che fanno anche quei personaggi. E quindi sì, in cantiere c'è quello e poi qualcosa di gotico nuovo, però non ho ancora un'idea chiara, come dicevamo prima, ci deve essere quell'anno. Fai quello lì di Underworld, il compagno di Selene. Il lupo mannaro? Mezzo, non è il lupo mannaro, lui. Mezzo, ibrido. Mezzo, ibrido. Ah, potrei, tanto perché a me fisico... è a fisico stai messo bene, quindi lo puoi fare tranquillamente. Bisogna solamente vedere un po' la dentatura. Vabbè, gli occhi neri, ok, ci sono. I capelli, vabbè, penso i tuoi normali, un po' sfallati, te li puoi fare. E gli artigli. Poi, alla fine, okay. Pantaloni di pelle qualsiasi. Vedi, sempre pantaloni di pelle. Torna sempre la pelle alla fine. E poi tu vedi tutte le donne che c'hanno... che escono fuori dal laghetto che hanno fatto e... gli partono l'embolo, gli parte il... Ok, dai, siamo arrivati alla fine di questa intervista. Ti faccio la domanda intima e segreta. Okay. Quella lì che mi devi rispondere a prescindere se sì o no. Allora,
Hai mai apposto atti d'amor copulanti provvisto di mascheramento? L'hai fatta alla come medioevo, medioevo, cioè proprio da no, perché, gentleman. No, perché altrimenti era un po' troppo volgare. Era un po' troppo volgare. Hai scopato il costume. Cioè, dai. Allora, no, per il semplice motivo che è scomodo. No, non è pratico, fidati. Limonato sì. Cioè, no, ma... non mi meriti. No, è niente. Ho spento anche la luce, non mi meriti. Infatti vedo, sei diventato più buio adesso. Sì, cioè... perché hai detto di no, io tutto... Hai detto di no, è calata l'ombra. No, sai che cos'è? Che si è scaricata la luce. Ah, ecco, posso. Poi quando hai detto la... di no, cioè pure la luce. Detto di no, no. Si è spenta la luce, niente. No, non... pure la luce, ho detto no, me ne vado. Non me ne vado, basta. Ma non ce la faccio, non ce la faccio. Chiedo questa live esco. Uno che mi dice no, non l'ho fatto in costume, un limonato solamente, cioè... Sì. Dai. Perché? Considera scusami, che... Scusami per questa domanda, perché sarebbe scomodo? Beh, anche le movenze, tu dici, vabbè, tanto lavora tutto sotto. No, perché scusami, molti, per esempio io che non sono un cosplayer, come tanti altri, hanno fantasia perché dicono, se io mi metterei in costume farei e direi. Tu che lo sei, perché non lo fai? Perché non sono mai stati dall'altra parte, quindi non sanno cosa vuol dire avere tutto sto ambaradano addosso. Dopo una giornata, soprattutto. Dopo una giornata, allora, che sei? Sudazzato, che è proprio... Ciao. Cioè, vabbè. Il costume lo strappi, non è che lo togli. Sì, esatto, cioè... e proprio c'è... Anche perché poi molto spesso... Se ti muovi troppo, quindi nel momento magari, o meno così... Te vedi volare parrucche, cose... Quindi tu immaginati la bellezza di rimanere con una retina, anche una donna, no? Bellina, tutta pelata, perché poi dopo sembra pelata. Perché giustamente vabbè, sì, è giusto. Bagagli in testa per la parrucca. Quindi te vedi questa che si smonta, perde pezzi, cioè... No. È che non zombie, perde pezzi. Sì, no, immaginati i pezzi di costume, no? Cioè, trucco che salta, perché magari c'ho una roba finita. Cos'è un Frankenstein? Non ho capito. Orecchie che si piegano, no? Dopo tutta storta. No, troppa fatica, ragazzi, troppa fatica. Vabbè, dai. Sempre le cose comode. Dipende sempre dal costume, però. Eh? Dipende sempre dal costume, per esempio no, beh, certo, sì, se uno è pratico sotto un The Witch è pratico, uno vestito da cowboy è pratico, perché dico sì, cioè vestito da cowboy penso che lo facevano all'epoca nei saloon, no? Ha voglia, sì, no, infatti l'unico che vedo che è un po' brutto è questo qui che hai addosso. Beh sì, non è scomodo questo proprio. Ho visto delle foto, praticamente devi un attimo smontare armatura eccetera eccetera, cioè passava pure la voglia. Sì, dici no, guarda, troppo da fare. Dici no, scusa, c'ho da fare, non mi dire niente, ma sono, allora, i preliminari sono 6 ore. Ci vuole una mezza giornata, poi dopo ne parliamo, però la fase prima sono 6 ore di preparazione, di smontaggio. Ok, dai, siamo arrivati alla fine di questo video, di questa intervista. Abbiamo potuto conoscere il bravissimo fidanzato della Giulia. Troppo gentile, esatto. Non ho detto il nome, ho detto il titolo. Esatto, senza nome. Quello là. Cioè, più importante il titolo che il nome. Esatto, sì, esatto. È sottotitolo, no? Tipo PS. Scusami, però ti hanno mai detto, sei il fidanzato della Giulia? Sì. Cioè, è capitato. È capitato, però che vuoi ridere. Prima la fama di Giulia che quella di Matteo. Beh, allora, in realtà, considera questo, che quando abbiamo cominciato, chiaramente lei è iniziata un po' prima di me,
Però lei ha anche iniziato prima a farsi conoscere. Quindi effettivamente tante volte in fiera io ero quello che stava in un angolo. Quello, no, che porta perché... il borsone praticamente. Le borse, esatto, no? Cioè, il portaborse tipico, no? Però sai, ultimamente ormai ci vedono sempre insieme, quindi... E siamo a due, anzi, cosa succede? Che tante volte capita che ci dobbiamo separare degli eventi, perché io magari vengo preso da chi vuole fotografare me o chi vuole fare dei lavori con me, e lei viceversa con altri. Quindi, se tipo a fine giornata ci troviamo ad essere tutto bene, come è andata? Quindi, in realtà, adesso andiamo via di pari passo proprio. Quindi, però, sì, è capitato invece, dicevo prima, che a me tante volte non mi riconoscono. Quindi lei magari viene riconosciuta, la salutano, io saluto, mi guardo da serie chi sei e vanno oltre. Vabbè, no, da serie, vabbè, no? Questa non te la devi prendere, solamente che la patata viene prima. No, ma a parte quello, è proprio perché io cambio spesso faccia. Anche e lei. Quindi più di una volta mi sono sentito dire, ma eri tu? Ah, mi è capitato, ecco. Spesso. Non sto scherzando, tante volte tanti mi hanno detto... Ah, ma eri tu? Cioè, perché vedono lei, poi magari vedono me di fianco, allora capiscono che sono io perché sono di fianco. Ma non è immediato, e se mi vedono separati, quindi lei per i cacchi suoi, io da un'altra parte, ciao, c'è gente che mi passa anche di fianco e tira dritto. Okay. E io dopo li prendo in giro e dico, vabbè, non mi hai neanche salutato. È normale, cioè non è mi normale. Saluto, io sono il fidanzato della Giulia. Esatto, quello senza il nome, il titolo nobiliare, esatto, con la bandiera proprio, no? Vado in giro, la freccia, no, con l'attestato proprio, esatto, capegamento. Era io lui. Sono il fidanzato, vedi. Ok, dai, siamo arrivati alla fine. Abbiamo voluto conoscere di tutto e di più di Matteo Torri. Grazie. Il alias fidanzato di Giulia. Alias, esatto, il nome d'arte, ecco, il nome d'arte famoso che non ho, è quello. Ma che cazzo? Tra parentesi, no, devo metterlo sulla pagina Instagram. Eh sì, infatti, tra alias fidanzato di Giulia, esatto. Giulia Simoncelli, precisiamo. Simoncelli, esatto, come quello che è il motociclista. Ok. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito. È stato... Ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo video, soprattutto per chi vedrà questo video e sarà arrivato fino a questo punto a dire: cazzo, ma quello è un gatto? Sì. Esatto. Più di una volta si è visto anche l'altro gatto. Siamo due. Infatti, quella era la Giulia. ecco, esatto. E faceva capolino ogni tanto, no? Ok. Ringrazio no, grazie, a tutti coloro che te, vogliono grazie, seguire grazie. L'attività, posto trovare il link in descrizione, pagina Facebook, pro Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, Telegram, Discord, di tutto e di più. Ricordiamo i contatti di Matteo che sono? Allora, su Facebook Torri Matteo mi trovate col mio nome e su Instagram matte.t21. Molto semplice. Semplice, lineare e conciso. Niente nome d'arte, appunto, quindi sono io. Nome d'arte ce l'hai. Almeno fino, sì. Fino a quando ci sarà, che poi non lo so, beh, non è per sempre no. Quel titolo, prima o poi, sperando mai, toccando coglioni. Cambia, magari diventa marito di, no, dice evolve, no? No. Può darsi che si toglie proprio da mezzo quel titolo, che ne sai? Ecco, dici. Che ne sai? Con tutte le MIF che hai. Ah, è quello, è probabile, sì. Le polacche anche. Le MIF fieristiche, ecco. Vabbè, penso che anche lei ha i maturi fieristici. Sì, sì. Tutti ne hanno. Tutti. Sì, sì. Ok, dai, ringrazio veramente tutti. Alla prossima. Grazie a te di tutto. Ciao. Shoryuken!